presa. Ombro è scappato. Mamma, mamma, vieni, che Iolino è scappato. Perché è scappato? Sarà finito sotto una macchina e non lo troveremo mai più, mai più. Ma no, che sciocchezza. Così piccolo non può essere andato tanto lontano. Piero è triste e piange. Già, le lacrime sono l'espressione tipica della tristezza. Ma chi è? È Bombolo, è tornato. Bombolo, mamma, mamma, guarda, Bombolo è tornato, è qui. Lo vedi che non c'era ragione di preoccuparsi. Te lo avevo detto che non poteva essere molto lontano. Ora Piero è felice. Ma le lacrime possono anche esprimere una grande gioia. Inoltre, le lacrime sono indispensabili per il buon funzionamento degli occhi. Questa è la ghiandola lacrimale, cioè la struttura dove vengono prodotte le lacrime. Osserviamo cosa succede all'interno. Aggiungete dei sali minerali. Ehi, gente, aspettate un momento prima di andarvene. Ho bisogno di 6 dosi di quel sale. E aggiungere gli enzimi agli pubblici. Che meraviglia, mi sembra di rinascere. Ma c'è niente di meglio di quel bagno dopo una corsa. Venga subito fuori, non lo sa che qui è proibito fare il bagno per non rischiare di inquinare le lacrime. Ehi, mi ha sentito, esca immediatamente. Che disubbidiente. Avanti, non faccia il furbo, giovanotto. Venga subito fuori da lì se non vuole che le faccia una bella multa. È salata davvero. Non posso uscire, non so nuotare. Aiuto, mi aiuto. Ma roba da matti, guarda che razza di incosciente. Attento, le tiro un salvagente. Che mira. Spero che questo le serva di lezione. Questa riserva non è una piscina comunale. Lei dovrebbe saperlo che deve essere sterile. Torni al suo lavoro. Non c'è niente di meglio di quel bagno. Mi hanno appena avvertito che l'occhio è irritato. Dobbiamo intervenire subito. Aumentate la portata delle lacrime. Chiamate gli enzimi pulitori, il risozima. Eccoci, semplici lavafinestre. Siamo tecnici specializzati che operano sulla superficie dell'occhio e costituiamo il risozima. Ma certo, stavo solo scherzando. Su in acqua abbiamo bisogno di voi. Sterne. Ecco che sta per entrare in azione. Nell'angolo esterno. Controlliamo l'angolo esterno. C'è sempre il rischio che insorga una congiuntivite virale. Quali dei piedi voi scombrate? Venite a venire. C'è qualcosa di sospetto da questa parte sotto la congiuntiva. Meglio controllare. E questi chi sono? Maledizione, sembra che siamo stati scoperti. Quegli enzimi sono pericolosi. Si salvi chi può e ognuno per sé. Andate avanti voi. Io resto a coprirvi la ritirata. Virus ed enzima si stanno per affrontare. Ci sono dei virus, avevo ragione. Adasso, ragazzi, senza mietà. Andiamo, forse nella confusione riusciremo a passare.
credo. Vi ho beccato, brutte carogne! Dove credete di andare? Gli enzimi pulitori proseguono nel loro lavoro e gli intrusi sconfitti vengono espulsi dall'occhio con le lacrime attraverso il canale naso-lacrimale. Ecco perché quando la lacrimazione è abbondante sentite il bisogno di soffiarvi il naso. Hai gli occhi tutti rossi. Quante volte devo dirtelo di non sfregarti mai gli occhi con le mani sporche? È proprio così che si rischia di prendersi la congiuntivite. Abbiamo